1928. Virginia Woolf è all'apice del successo. Dopo 15 anni in cui tutto quello che ha scritto avrà venduto, sì o no, 500 copie, Orlando, il suo ultimo romanzo, ha venduto 4.000 copie il primo mese. E questo è motivo di grande soddisfazione per lei e per suo marito, Leonard, visto che questo romanzo lo hanno pubblicato loro, con la casa editrice di cui sono proprietari, la Hogarth Press. Orlando è ispirato alla figura di Lady Vita Sackville West, la scrittrice con cui Virginia ha da qualche tempo una relazione. Virginia in questo periodo è richiestissima. Tutti quelli che vogliono avere una parvenza di essere culturalmente aggiornati devono leggere Virginia Woolf. Ma lei non vuole perdere concentrazione, lavora ogni giorno. Ogni giorno scende nel seminterrato di casa sua, dove c'è la casa editrice, saluta. E ogni giorno, dopo aver dato un'occhiata ai nuovi ordini, ai manoscritti, si siede a un tavolo che c'è in un angolo e si mette a scrivere. Ogni giorno. Anche questa mattina si è svegliata presto e alle 9, subito dopo colazione, è scesa nel seminterrato. Ha chiacchierato un po' con i ragazzi che stanno preparando i pacchi per le librerie e poi si è seduta al suo tavolo, sperando di non essere disturbata. Oh dear, Mrs. Swoop, it's such an enormous pleasure to meet you. La signora è una direttrice scolastica ed è molto emozionata all'idea di conoscere Virginia Woolf. Virginia è lusingata ma anche un po' seccata. Oh, may I have the honor, pray the honor, to request. Request vuol dire chiedere. La signora direttrice scolastica vuole qualcosa da Virginia Woolf. Cosa vuole? Oh, lecturing about... Vuole una conferenza per i college femminili vicino a Cambridge. Virginia ha molto da fare, vorrebbe rifiutare. Oh, pray, ma come può negare il suo contributo all'educazione delle ragazze? E allora, seppure a malincuore, la lusinga ha fatto la sua vittima, accetta. Oh, thank you so much. Oh, I was forgetting. La signora direttrice aveva dimenticato qualcosa. The title, il titolo. The title is, il titolo è Women and Fiction, and I want at least 6 different chapters. Bye bye, Mrs. Woolf, and a good morning. No, signora, per favore, dove...